You're ready? Para pa pa para para pa pa para para pa pa para pa 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 para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa pa. Ciao ragazzi, all'inizio non volevo fare un vlog e poi ho cambiato idea. Facciamo un vlog veloce su quello che stiamo facendo oggi, che siamo in giro. Siamo a mangiare fuori. Io non mangio perché sono a dieta, ho già mangiato a casa e ho mal di pancia. Quindi non prenderò niente. Sono qui con Milo e il suo dinosauro. Mi ha fatto una scenata da Kmart, è vero? Ecco, è vero. E aspetta che c'è una delle piccole che Milo piange. vuole il dinosauro verde che ha visto da Kmart, ma c'hai già questo dinosauro e dovresti essere felice e apprezzare. Mio marito e mia mamma stanno prendendo da mangiare, siamo in questo posto che si chiama Oporto e praticamente qui fanno il pollo, i burgers di pollo, le insalate di pollo, ok? Quindi qui fanno tutto quanto con il pollo. Faccio vedere un po' qua Allora, dentro. questo è il posto, si chiama Oporto e loro stanno ordinando lì e noi siamo, qua c'è il mio passeggino, lì c'è Ella che sta dormendo e noi ci siamo seduti in questo tavolo qua e nel frattempo stiamo aspettando, ma lì lo sta aspettando, ha richiesto lui chicken, è vero? Che ti abbiamo chiesto rice o chicken e tu hai detto chicken. Chicken, ok, vuole il pollo. Pollo, giusto? Yeah, chicken e pollo, amore, sono la stessa cosa. Pollo. Ok, quindi ha richiesto il pollo e quindi niente, quindi mio marito gli sta prendendo, non so se gli prende un burger o gli prende le patatine, non lo so, vediamo. Quando è arrivato qua? Oh, ok, gli ha preso un succo di mela anche. Cosa c'è? Qual è il problema? Vuoi andare a prendere il bubble tea, mamma? Sì, vuoi andare a prendere? Tanto che aspettiamo qua. Ok, mia mamma è andata a prendere il bubble tea e noi intanto noi aspettiamo qua. Nel frattempo mio figlio che fa i capricci per un dinosauro. Rendetevi conto. Ella sta ancora dormendo, ok? Angelica, a lei le piace stare in braccio, ragazzi, ve lo dico. Sono tutte e due mammone, tutte e due, in confronto a Milo, sono entrambe mammone. Vero? Però gli piace quando, se siamo nella carrozzina, vuole che nel passeggino, che continuiamo a camminare, capito? Ci siamo fermati. Allora ha iniziato, mi, mi. Marino che è innamorato delle sue sorelline. In testa i bacini, amore, ok? In testa. Non le lascia mai stare, è vero? Eh? Amore, cosa c'è? Che c'è? Che c'è? Dì, Angelica, cosa c'è? Eh? Ok. Va bene. Papà ti ha preso anche un succo di mela, va bene? Adesso poi lo bevi. Aspettiamo che arriva da mangiare, sennò beve solo il succo di mela e non mangia più niente. Lamentando? Vuoi burger? Adesso arriva, vuole il panino, sta lamentando, vuole il panino, adesso arriva il panino, o no? Devi aspettare, ok? Devi aspettare, amore, devi aspettare, ok? Dopo vi faccio vedere il menù, raga, anche. Milo, stai qua, va bene? Lascio Milo con le gemelline. Ok, vi faccio vedere il menù. Allora, questo è il centro commerciale dove siamo. Questo è il menù, come potete vedere. Allora, siccome mio marito ha preso uno di quei panini lì, tipo, i prezzi, ragazzi, 16 dollari, 14 dollari, 15 dollari, più o meno siamo lì, insomma, tra i 15 e i 20 dollari, direi, per mangiare a testa. E allora, Angelica adesso va, sembra tranquilla, vediamo. E Elle là sotto, non la riuscite a vedere? Penso di sì, sta dormendo. E Mello bravissimo adesso, stiamo aspettando papà, anche se sta un po' lamentando, ma aspettiamo il papà, ok? Penso che sia andato a prendere qualcosa da bere. Dimmi amore, cosa c'è? Papà, il papà arriva, ok? Papà arriva adesso, va bene? Papà arriva, ops, mi sa che sta lamentando. Amore, tutto bene?
Comunque io, ragazzi, sto facendo i 28 giorni e quando faccio 28 giorni senza sgarri, ok? Quindi non bevo nemmeno la Coca Zero, per dirvi. E quindi questa è l'ultima settimana dei 28 giorni e poi dopo in genere uno sgarro a settimana, ogni due settimane, comunque più o meno, bene o male, lo faccio. Però quando faccio i 28 giorni, primo ciclo, ma anche le ragazze, lo dico sempre, primo ciclo l'ho fatto e fatto bene. Quindi il primo ciclo lo sto facendo fatto bene con tutte le ragazze. Hanno tutte perso dai 3 ai 6 kg. Quindi io ho perso 4 kg e mezzo, quasi 5. E in 3 settimane. È arrivato mio marito con il cibo. Allora, what did you get? Cosa hai preso? Cosa hai preso? Okay, vediamo cosa gli ha preso. Wow, chicken! It's hot, amore, caldo, piano! E poi le ha preso le patatine. Wow, ok, quella lì non so cosa sia. Ma cos'è? What is that, baby? Is it mashed potato? What is it? Cosa sia? This is good! Yeah? È buono, amore? Buona? Oh, ok. Prego sauce. Oh, ok. Una salsa di questo posto. Ok, gli hai detto grazie a papà che ti ha preso da mangiare? Say thank you papà. Oh, ok, sharing, bravo amore. No, non sharing, non si può vedere. Era un po'. Non lo so se è buona, raga. What's the taste? It's like seafood sauce. Sì, ha detto che sa di pesce. Yeah. No. No, ok, ma mettila via, ma amore. Put it away, put it away. Buono chicken, amore. Ok, è arrivata mia mamma anche con i suoi bubble tea. Guarda che è contenta. Se bubble tea. Ah, mio marito ha preso qualcos'altro. Ah, baby, you got something different? Or is it from here? Ah, ok, gli ha preso la cosa da bere. Cos'è, era salad? Penso che ha preso una insalata. Salad. E quello è un bubble tea. Burger? It's no burger. I thought he was having a burger. Mamma ha preso l'insalata. Insalata. Ok. Loro stanno mangiando, io ho in braccio la piccola. Una delle piccole, l'altra sta dormendo. E niente, quindi oggi siamo qua. Siamo venuti qua anche perché c'è una giornata un po' brutta. E niente, ma io si stava annoiando a casa, non l'abbiamo portato fuori. È buono questo pollo? Buono se no? Flower, vabbè. Gli piace, sta mangiando. Fammi vedere. Giuro che gli diamo da mangiare anche a casa, giuro. No, baby, don't want anything. Ok. Il marito mi sta per andare a mangiare. No, no. No. È belly. Belly so. Insomma, la pancia. The onion, is it? Yeah, no, but... Fatto Milo? Scoreggia, ha detto. Ha fatto una scoreggia. Scoreggina. Comunque, pollo, baby, he had the whole chicken. Like, maybe he was hungry. Si vede che aveva fame. Sì, sì. Poi aveva già dormito un pochino anche. Ok, adesso prende un po' di apple juice. Mamma mia, questo bambino. Dai, baby,
Mamma mia. È tuo fratello? Pieno, amore? Full? Sì, pieno, non vuole patatine. Milo, le vuole patatine? Sta facendo le coccoline a papà. Vuoi le patatine sì o no adesso? Quelle, le vuoi? Le patatine. Forse no. Non credo che le mangia mamma. Che ha dato papà da baboti? Cosa ti ha dato? Mamma mia, questo bambino viziato oggi. Ma baby, cosa fa? Questo oggi. Oh mio Dio. La ragazza ha fatto la cacca. È vero? E adesso la vado a cambiare, li lascio qua. Lascio con ella. Let's go. Ragazzi, allora io adesso vado a cambiare Angelica. Comunque mi sono accorta che nei vlog dico tantissimo ok ragazzi, quindi abbiate pazienza. Ogni tanto cerco di tagliarlo, però a volte non ci riesco e quindi mi sentirete tantissime volte dire ok ragazzi. E poi vabbè, io dico sempre tantissimo ok, quindi abbiate pazienza, è il mio modo di parlare, ok? Comunque ragazzi, c'è un sacco di gente qua, non so se riuscite a vedere. Cioè oggi è pieno, oggi è pieno. Poi tra l'altro qui ragazzi non si usa più la mascherina ormai da una settimana mi sembra. Infatti ho visto che adesso la gente inizia a stare tranquilla, non porta più la mascherina. Ok, allora, questi sono i bagni. E lì come potete vedere c'è scritto bagni per i bambini, quindi schiacciamo il bottone e entriamo. Questo è il bagno. Allora c'è una zona lì per giocare nel caso in cui si viene con i bambini un pochino più piccoli, tipo età di Milo. Poi c'è una zona qua per allattare, quindi questa è la zona per allattare, puoi chiudere la porta. Qui se devi fare il latte artificiale, se devi lavare le bottiglie, se lo vuoi riscaldare lì il latte anche. E questa zona anche qua per allattare sempre e puoi chiudere la porta. Qui per cambiare le bimbe, e lì c'è il bagno, che penso ci sia qualcuno in bagno. Ok, ora la cambio. Ok ragazzi, allora io adesso cambio la piccolina. C'ha la cacca dappertutto. Perché come sapete noi utilizziamo i pannolini lavabili, quindi diciamo che comunque ogni tanto se fanno tanta cacca, comunque tanta pipì, ovviamente esce tutto e quindi in questo caso è uscito tutto, per cui devo cambiarla proprio tutta, cioè anche la maglia, tutto devo cambiare. Piccolina, le altre cose ragazzi ti danno anche le salviette che sono riscaldate. Che figata. Ok, noi abbiamo fatto. Okay, questo è il bagno, c'è il lavandino piccolo per i bambini e c'è il water piccolo per i bambini. Quindi adesso andiamo. Oh no, ho sbagliato, di qua. E torniamo da mia mamma e mio marito. Questa è tutta la zona, li vendono l'alcol del Malfis. Questa è tutta la food court. E stiamo andando a mia mamma. Come lo sto vedendo? Comunque qui è dove stiamo mangiando Oporto chicken. Ok, rieccoci qua.
fatto? Aiuto! Ok. Comunque avevo fatto fare sta maglia per Milo, no? Player number 3 2019, cioè neanche per la posta, guardate, ci sono due controllers. Magari era già destino che dovevamo avere le gemelle. Che figata. Loading, sei loading. Eh? Ok, allora mio marito adesso penso che andrà a fare un giretto con le piccoline. E a fare un giro, yeah. E Marino sta mangiando lì. Ella ancora che dorme, non si muove. Mia mamma lì. Marino okay. Sta giocando qui. E io intanto vado in bagno. E mio marito invece è lì con mia mamma e Angelica. Io intanto vado in bagno. Ho cambiato Angelica, ma non sono andata in bagno io. Qui è dove mio marito prende sempre i suoi videogiochi. E il bagno... Dov'è il bagno? Deve essere qua da qualche parte. Comunque c'è veramente un sacchissimo di gente. Ma veramente tanta. E si vede anche che è autunno, quindi stiamo andando verso l'inverno. Fa caldo, ma non fa caldo, diciamo così. Fa caldo... Fa caldo, ma per essere in Australia non fa caldissimo, ecco. E oggi c'è una giornata un po' che sembra che piove, però in realtà non ha piovuto, ha piovuto prima. Ma forse adesso sta piovendo. Comunque, piove non piove, quindi ovviamente al mare non ci puoi andare. Hanno tolto le mascherine, hanno tolto le restrizioni. Insomma, la vita è abbastanza normale adesso. E quindi vedi un sacco di gente in giro. Io, ragazzi, se cammino così, no? È perché sono ancora zoppa, mi fa male la gamba. Purtroppo ancora dopo la gravidanza non sono riuscita a metterla a posto. Sto vedendo un chiropratico, però l'altra volta quando sono stata, cioè, il giorno dopo mi faceva malissimo, malissimo. Mia mamma dice che devo aspettare, che presto. Effettivamente sono solo 2 mesi, Però che palle. Il bagno. Questo è il bagno donna. Allora, intanto che Milo sta giocando lì, mio marito è qua con la piccola, io mi siedo, sto qua seduta un pochino. Oh my gosh. Milo sta cercando di... Grazie di allacciarsi le scarpe. Ma ancora non riesce. Milo, vieni qua che te le lacciamo noi. Niente. Vieni. Vuole far sempre tutto da solo lui, sempre. Ok, Milo ha finito di giocare e quindi adesso sta giocando mio marito che è andato con l'altra twins. Mamma mia, che ansia, mi ha preso l'altra bambina. è andato in giro per il supermercato. Vi ricordo, ragazzi, questo è sempre il solito dove siamo, dove abitiamo, quindi lo vedrete molto nei miei vlog, ovviamente. Ed è gigante, cioè comunque è grande. Allora noi stiamo guardando per andare da Big W, che è di qua, e vediamo se riusciamo a trovare mio marito. Di qua, amore, che è... Sì, è lì. E anche lui sta cercando papà. Dov'è? È andato. Questa tra l'altro è la mia banca, che si chiama Commonwealth. Mamma, questa è la mia banca. Commonwealth. Ma comunque in Australia non si viene in banca. Cosa devi venire in banca a fare? Nessuno viene in banca. L'ultima volta che sono venuta in banca è stata quando ho aperto il conto corrente nel 2012. 10 anni fa. Non si viene in banca in Australia, mamma. $5 for $50. Mia mamma ha trovato qualcosa che le piace. Non lo so, chi è che deve mettere quella roba lì, mamma? Cos'è quella roba? Un gusto singolare. Ma a me sembra da donna, mamma. Mi sembra uno store di roba da donna. This is why you take a picture of the child before you go to the shopping center so you can identify how you've lost them. Sto dormendo. What did you get? New shoes.
comprato le scarpe. How much? How much did you pay for this? $12. Ah, but it's a nine. Okay. Okay. Va bene. We're gonna go, baby. We're gonna go towards the car. Yep. Andiamo verso la macchina, raga. Andiamo. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Ma Milo? Ehi. Andiamo a casa. Mio marito ha deciso che terrà in braccio Angelica mentre camminiamo verso casa. No, camminiamo verso la macchina. Ma ciao, sono stanca anche io. Ella non si è sentita. Non si è sentita. Va bene, ragazzi, noi stiamo andando a casa. Vi salutiamo. Ciao, ciao, ciao dalla famiglia. Sì. Dimmi. Non vuoi andare a casa? E cosa vuoi fare? Vuoi stare qua per sempre? Ciao, ragazzi.